Muchas. pazienza, eh? Grazie. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, scusa Teresa, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi è sabato, è una bella giornata, anche se abbiamo avuto 4-5 giorni di piogge, direi quasi torrenziali, perché è il periodo un po' delle piogge in questo periodo. Per chi non mi conosce, all'ascolto vedo che ci sono delle persone nuove, mi fa molto piacere. Io vivo da 2 anni e mezzo in Tanzania, ovviamente sono italiano, dove sono poi venuto dopo 20 anni di esperienza a New York. Ecco, quindi un po' diciamo che tutto questo lavoro che poi sto facendo, che cerco sempre di portare avanti a mente aperta, con la mente più aperta possibile, lo faccio, cerco di farlo sempre a 360 gradi, sfruttando al meglio, diciamo, quello che ho imparato anche lavorando a New York, va bene? Allora, dicevo, oggi è sabato, quindi parliamo di oro. E nel fuori onda, mi fa piacere che io naturalmente saluto tutti, nel fuori onda mi hanno fatto delle domande, ci sono 3 o 4 amici nuovi che si sono collegati per la prima volta, ovviamente hanno delle domande. Allora, Teresa, se non ti dispiace, se vuoi riformulare la prima domanda che mi hai fatto, così ti rispondiamo. Teresa, mi senti? Se Teresa in questo momento non è disponibile, Gian Michele, se vuoi fare la tua, prego. Grazie. Allora, il mio dubbio è questo: nel momento in cui si compra dell'oro sfuso di un generico venditore di oro, è necessario guardare a qualche dettaglio che mi dia una certa garanzia su questo lingotto che viene comprato, anche in vista di un'eventuale acquisto. Vendita futura, nel senso che chi lo comprerà in futuro, a chi me lo comprerà, io darò un pezzo d'oro, ma loro come fanno a sapere che questo oro non è qualcosa di autentico? Devo dare una garanzia di qualche tipo che proviene dal giorno in cui l'ho comprato, oppure loro sono in grado di capire che quel pezzo d'oro è autentico. Ecco, grazie. Allora, Gian Michele, benissimo, siccome questa è una domanda tecnica, tutte le domande tecniche per competenza le faccio rispondere al dottor Manca. Prego, Walter, se vuoi dare Buongiorno a tutti, sì, la volentieri. risposta. Grazie. Volentieri, buongiorno a tutti. Walter, Allora, scusa, sì, prego. i lingotini d'oro. Si chiama oro fino, è oro fino certificato perché c'è una raffineria che ne certifica le caratteristiche. L'oro fino, come caratteristica, ha la componente in oro che deve essere di 999,9%, quindi puro, il cosiddetto 24 carati. I lingottini sono contrassegnati da un numero, da un codice che è rilasciato dalla raffineria che li ha fusi, e quindi l'elemento principale da valutare è la raffineria, cioè l'emittente del lingottino. Ci sono lingottini che possono essere fusi dall'orefice, per dire, con l'oro vecchio e così via, per cui lì non si ha magari una certezza del titolo, si chiama così la percentuale di oro contenuta. Mentre i lingottini blisterati che vengono rilasciati dalle raffinerie, quelli sono certificati. Quindi se la stampigliatura sul lingottino è di una raffineria certificata, la cosa è sicura, e quindi anche al momento, sia al momento dell'acquisto viene rilasciato un certificato che può essere anche solo una fattura, però che riporta quel numero di lingotto, ed è il documento che permette di rivenderlo anche tranquillamente per chi lo acquista, sa che la provenienza è da una raffineria. E quindi c'è un certificato d'origine, diciamo così, che ne garantisca
la purezza. Questo in linea generale. Poi ho escluso prenderlo in maniera diversa, soprattutto in Italia. Consiglio di fare molta attenzione perché il rischio della ricettazione, dell'accusa di ricettazione è molto alto se non si hanno i documenti relativi alla provenienza. Per cui sia per qualità che per provenienza c'è un doppio rischio. Per cui consiglio di rivolgersi sempre a rivenditori che acquistano, possono essere commercianti, ma i commercianti devono avere rapporti con raffinerie, quindi devono avere tutta la documentazione relativa ai lingottini. Quindi consiglio molta attenzione. Scusami Walter, una domanda io, eh? Una domanda io a precisazione di quello che ho detto. Quando dici commercianti, chi si deve intendere? Cioè, Commerciante può essere sono... anche l'orefice, eh? Il No, ma compro l'orefice non ti può, ma l'orefice non ti può mica vendere oro. oro. Sì? Scuso così, non credo. Oro Lingottini? sfuso? No, in genere i gioiellieri vendono lingottini appunto di qualche raffineria. Ah, ecco, Sì, quindi sì, sì. non vendono lingottini preparati da loro, in quel caso non c'è certificazione. Esatto. E poi è molto, credo che per quello che mi risulta sia abbastanza inusuale che un orefice venda lingottini, lì di massima bisogna andare nelle raffinerie, no? Cioè posti specializzati dove ci sono le fonderie dove li vendono, cioè tipo Sì, la Z Metalli per capirci, giusto? esattamente, esattamente, ma soprattutto c'è un ragionamento da fare che se lo vende un orefice è un passaggio commerciale ulteriore che comporta Esatto, costo e costa maggiore. anche di più. Costa di più. Poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, della quale abbiamo parlato poco in passato, ma mi interessa la tua opinione, così almeno rispondiamo, poi dico la mia. Rispondiamo anche a un'amica che ieri me l'ha chiesto. Allora, noi ci si concentra molto sul prezzo di acquisto dell'oro. Ma cosa avviene nel momento in cui noi poi l'oro, quest'oro, vogliamo venderlo? A chi lo vendiamo e a quali condizioni? Allora, Augusta, quando è partita nel 2009 pensando di rendere accessibile a chiunque la possibilità di crearsi un patrimonio in oro fisico, ha pensato a tutti gli aspetti, compreso quello della rivendita. Infatti, nei contratti di deposito di Augusta è prevista la clausola che obbliga Augusta al riacquisto. In questa ovviamente un commerciante non acquisterà al prezzo al quale ha venduto, però ha un differenziale che è poi il suo margine di guadagno. Ma quello che può essere preso come riferimento, a seconda del deposito che uno fa, se è un piano di accumulo piccolo, medio, grande, oppure l'acquisto una tantum, il prezzo ovviamente è diverso perché ma maggiore la quantità che si acquista, minore il prezzo al grammo. Il differenziale tra questo prezzo al quale Ovesta vende e il prezzo di riacquisto varia in base a questo, ma il prezzo di riacquisto che applica Ovesta è praticamente il fixing. Quindi c'è questo riferimento oggettivo che tutti possono verificare. E riacquistare l'oro al fixing è una cosa che nessuno, credo, possa fare. Però attenzione che il concetto è che è il differenziale tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, il margine del commerciante. Per cui il commerciante che vende al fixing ma riacquista a 20 euro in meno, per intenderci, ha più margine di Augusta che vende a un prezzo che non è così eccessivamente più alto del fixing e riacquista il fixing. Quindi nella valutazione non è da vedere, anche nelle comparazioni, non è da vedere il prezzo fine a se stesso, ma il differenziale tra acquisto e vendita.
Non so se ho risposto a sufficienza. Allora, scusami Walter, sì, va bene. Allora, io però mi riferivo, sinceramente, mi riferivo all'oro sfuso comprato da un commerciante o comunque raffineria. Che cosa succede per quell'oro? Anche, poi dopo spiega la differenza fra oro certificato, magari anche certificato, e oro blisterato, perché c'è una notevole differenza, no, di prezzo. Sì, assolutamente c'è la differenza perché l'oro blisterato è confezionato in confezioni sigillate e numerate, il blister è numerato ed è fatto così proprio perché l'oro fino per sua natura è molto morbido e quindi se non fosse protetto si perderebbe o si rischierebbe con graffi e con forza di toccarlo comunque di alterarne il contenuto. Quello blisterato invece è sigillato e rimane quello il suo valore, non c'è bisogno di verifiche in caso di vendita. E per quanto riguarda invece i commercianti o l'acquisto Va di bene. oro Prego. da parte di così sfuso, il problema del riacquisto è che non tutti i commercianti si obbligano al riacquisto, non tutte le raffinerie. Alcune lo fanno, alcune no. AZ ad esempio lo fa, ma ce ne sono anche altri che lo fanno. Ci sono alcune, oramai le esigenze dei clienti che si avvicinano a loro sono note e sono molte le aziende che cercano di soddisfarle a partire dal deposito e poi anche dal riacquisto. Poi ovviamente lì le condizioni cambiano, ma se non c'è la condizione del riacquisto bisogna stare attenti perché lì bisogna poi trovare altri canali per vendere e generalmente sono canali dove pagano molto poco. Ecco, allora io appunto volevo arrivare ai numeri, no? Perché se no non si capisce. Allora, mettiamo il caso che io pago, vado alla Z Metalli, tanto per fare i numeri pari, no? Numeri semplici, e compro un grammo d'oro. Un grammo d'oro quanto costa? 60 euro? Quanto costa un grammo d'oro? O 600? Mi confondo sempre. Quanto No, costa un grammo? costerà sui 70, un Ecco, lingottino da un grammo, 70. 70-72. 70. Vabbè, facciamo 70. Nel momento in cui blisterato, va bene, Sì. cioè tutto certificato, per bene. Nel momento in cui lo rivoglio vendere, quanto me lo valutano? Dopo un mese cambio tempo, cambio idea, ritorno dove l'ho comprato, che mi hanno detto no, che me l'avrebbero ricomprato, quanto mi danno per dare un'idea? Così. Per conto mio, se riescono a dare 57-58 sono già bravini, ma di solito danno qualcosa in meno. Allora, abbiamo un numero per quello che riguarda cosiddetto l'oro 24 carati certificato e blisterato per dare un'informazione completa. Per quello che riguarda invece oro sfuso, tutto sfuso non certificato, cioè oro che teniamo in casa, che abbiamo in casa, e quando lo portiamo al famoso comproprio, o anche in maniera riservata a qualche amico reficio, ce lo valuta dai 33 ai 38 massimo. Quindi bisogna stare molto attenti alla tipologia dell'oro che si mette in casa, facendo una distinzione tra oro certificato blisterato, che vuol dire plastificato, che non ha aperto nessuno, è lì intatto, e oro, diciamo così, sfuso. Questa è una distinzione che spesso sfugge al neofita o alla persona che si avvicina, diciamo, non conosce il settore, eccetera, eccetera. Dovete capirlo, diciamo, in maniera molto chiara. Spero di essere, siamo stati chiari. La seconda cosa, dottor Manca ha fatto riferimento al fixing di Londra. Siccome ci sono persone che magari
non hanno molto confidenza su questa cosa qui. Possiamo dire che il fixing di Londra, cosiddetto, è quel posto nella City di Londra dove per due volte al giorno definiscono il prezzo dell'oro. Attenzione, non fatevi ingannare, ci sono cascata anch'io all'inizio. Quel prezzo lì non, ho il pre- non è il prezzo per noi, che siamo diciamo gli acquirenti finali, è il prezzo riservato all'ingrosso. Quindi quando noi compriamo dell'oro, si va anche a comprare dell'oro, non si può pensare di comprarlo a quel prezzo lì. Si paga quel prezzo lì, è il prezzo riservato a diciamo anche a Uvest, a tutte le aziende che operano nel settore, grosso modo nel settore. Poi se uno, ve lo dico così come parentesi, non è un prezzo fisso, perché per esempio, se uno dall'Africa riesce a prendere dell'oro a una certa cifra con tutte le certificazioni e lo porta in Italia, in linea di massima glielo comprano con il 2% di sconto, cioè il prezzo del fix di Londra a meno il 2%. Quindi in questo caso la raffineria o chi lo compra in Italia lo compra a un prezzo decisamente migliore. Se uno lo porta a Dubai, in linea di massima lo pagano col 4% di sconto, perché Dubai è praticamente la piazza dove viene venduto la maggior parte dell'oro, non la maggior parte, ma sicuramente un buon 50% di tutto l'oro estratto in Africa e non soltanto. Va bene? Ora, Gian Michele, ti abbiamo risposto o hai anche altri commenti o domande? Dimmi. Sì, grazie. Sì, è proprio quella, soprattutto la parte del blister, perché quello che ho visto dal amico non era sigillato, era un pur numerato, gliel'hanno dato dentro un sacchetto, però è un sacchetto dal quale si può estrarre, per cui non è blisterato, per cui era quello anche il mio dubbio, per cui forse conviene dirgli. Il mio suggerimento, scusa Gian Michele, il mio suggerimento è: comprate soltanto oro blisterato, lasciate perdere tutto l'altro se lo dovete comprare. Se lo dovete vendere, cioè non andate al primo compra oro, ma girate un po'. Se siete, e ve lo dico, o ve lo dico così, inviate tutto. Se andate da una gioielliere di fiducia, ve lo può pagare, se è un amico, anche 40 euro al grammo. Ci arrivano, se spingete un po', ci arrivano. Poi magari comprate qualche cos'altro e quindi fanno un prezzo migliore. Quello che voglio dire è di stare molto attenti, è che se uno non sta attento a questo aspetto, investe in oro, ma poi dopo si trova, se lo deve rivendere, a perdere un sacco di soldi. Capisce qual è il discorso? E a questo punto, Walter, facciamo un'altra parentesi, però molto importante, di cui non abbiamo parlato molto. Mi senti, Walter? Però ci sei? Sì. Allora, sì. Mettiamo il caso che nel frattempo l'oro va dal fixing di Londra, mettiamo 60 di valore, va a 100, oppure scusami, 100 è un po' troppo, va a 70, che sarebbe il valore che molti esperti ritengono sarà il valore del prossimo anno, dovrebbe arrivare a questa cifra qui, soprattutto se ci fosse un incremento della guerra, tutti questi problemi, perché ricordiamoci che nei momenti di difficoltà economica causata da guerre, situazioni eccetera, l'oro acquista sempre valore, perché è l'unica vera moneta esistente da 6.000 e più anni. Va bene? Allora la mia domanda è: se l'oro acquista, c'è da pagarci la plusvalenza se si vende, giusto? Ma se io lo vendo ad una compra oro, no? Quelli che si chiamano compra oro, come funziona poi? Io ci rimetto soldi sostanzialmente, perché lo devo svendere, e per di più c'è da pagarci anche la plusvalenza. Come funziona a questo punto? Che non mi è chiaro nemmeno a me. Allora, poi qui ovviamente dipende dalla serietà del compra oro, però in teoria il compra oro deve, nel momento in cui acquista, rilevare l'origine dell'oro, e dovrà chiedere al cliente quanto l'ha pagato
all'acquisto e fargli presente che verrà dichiarato, perché il compratore deve fare la segnalazione all'UIF che poi va al MEF come segnalazione, che quel cliente ha venduto 100 grammi d'oro che aveva acquistato a 60 e vende a 70. Quindi su quei 10 c'è da pagare il capital gain, il 26% sulla plusvalenza. Questo poi è un problema del cliente che deve farsi il suo F24 e pagarlo. Però lo deve pagare perché è un passaggio ufficiale. Può anche non pagarlo se viene fatto un controllo, cosa che è presumibile. Col controllo gli viene detto: hai pagato il capital gain? No, e allora c'è la sanzione. Questo se la cosa viene fatta. Ecco, scusami Walter, perdonami. Scusami Walter, perdonami. Scusami, mi senti? Scusami. Allora, la domanda è: ma il capital gain va pagato sul prezzo della fattura se viene rivenduto a una cifra superiore di quella che si è pagata, giusto? Esatto. Mi senti? No, io non ti sento. Sì. Ah, ecco. Quindi, come dico sempre io, no, come dico sempre io, non vi fate impressionare dal capital gain, perché molti dicono: oh, poi c'è il capital gain. A quattro occhi vi spiego io come si può gestire questa cosa qui, legalmente. Va bene? Poi hai altre domande, Gian Michele? Se no, magari si passa alla successiva. Grazie, grazie. Ecco, Passiamo mi pure alla sembra di no. successiva, grazie. Prego. Allora c'è Non si sente. Chiedo scusa, sono io che non sento più nulla o non si sente più niente? No, anch'io non adesso sento. forse si sente di nuovo. Forse ho Oh. sentito qualcosa, ma c'è un ritardo nella voce di Max. Scusa. Scusate, se ho interrotto, ma vediamo un po' se ritorna. Tanto buongiorno Walter, buon sabato. Buongiorno anche a te, Stefano, grazie, Ciao, altrettanto. buongiorno. Sono tornato dopo un sabato che mancavo, sono tornato. Ben trovato allora. Grazie, sono stato un po' malino, diciamo. Influenza? Abbastanza. Buongiorno a tutti e buon sabato comunque. Sì, anch'io ne sono ancora un po' colpito, ma nulla di che. Mamma mia. Vediamo se intanto torna Max. Allora, non lo vedo tornare. Aspettiamo un attimo. Non so se la domanda che era stata fatta, io non ero ancora collegato. Era una domanda tecnica alla quale posso rispondere io. Prego Walter, prego, ora mi sono rientrato. Prego, prego. Ah, ecco, Eccolo. sì. Niente, dicevo, se c'era un'altra domanda che non ho sentito prima perché non ero ancora collegato, fatela pure, se è tecnica. Io ne avrei una. Prego. Allora, la domanda è questa. In realtà è divisa in due parti. La prima, è necessario sempre lasciare i dati personali al momento dell'acquisto di oro, primo. E la seconda, nel momento in cui optassi per il deposito presso un caveau, c'è il rischio che succeda quello che è successo in Canada durante il lockdown,
per cui un'ingerenza dello Stato può portare al blocco di conti correnti personali se il cittadino fa il cattivo e quindi in questo caso l'oro nei cavò non può più essere prelevato dalla persona? Allora, sulla prima domanda, cioè circa la registrazione dei dati, questo è un obbligo che sussiste in Italia. Chiedo scusa. È un obbligo che sussiste in Italia, in Spagna e in Grecia, per intenderci, perché sono i tre stati a livello europeo che per ultimi hanno liberalizzato il commercio dell'oro, ma hanno mantenuto delle riserve statali, diciamo così, per cui se si acquista oro da un operatore professionale in oro, banco metalli in Italia, bisogna dare i propri dati. Il più importante è il codice fiscale, chissà perché, e questi dati sono obbligatori. La Germania, come altri stati, l'oro lo commerciano come una qualsiasi altra merce. Io ho visto Tant'è anche in che Svizzera, è così, ho visto. sì, non solo in Germania, ma visto che Ovest è germanica, si basa sui loro regolamenti. E addirittura per loro, dopo un anno, se uno detiene l'oro per un periodo che supera l'anno, non paga neanche più il capital gain, le plusvalenze, proprio perché entro un anno viene considerato un'operazione speculativa e allora viene tassata, altrimenti no. Ecco, per cui, prima domanda, in Italia c'è la registrazione, in Germania, visto che è un deposito all'estero, c'è, ma è un deposito, attenzione, fuori dal sistema bancario, quindi non è soggetto, come poteva essere stato in Canada, al blocco dei conti e così via. Quindi quel problema non direi che non sussiste. E in Germania, quando si apre un deposito con Ovest, bisogna identificarsi, logicamente, perché si apre un rapporto, e per via dell'antiriciclaggio, per evitare sostituzioni di persone, questa identificazione avviene non solo mediante il documento d'identità, ma anche mediante la conferma dell'intestazione all'intestatario del deposito del conto corrente abbinato al deposito, un conto corrente che può essere modificato in qualsiasi momento e che deve essere sempre confermato sotto questo aspetto, cioè che sia intestato all'intestatario del deposito. Ma è solo per l'antiriciclaggio questo obbligo che ha Ovest. Quindi per il resto, acquisti anonimi credo non se ne possano fare, diciamo, in Europa. Poi altrove probabilmente ci sono vie diverse, ma parliamo di aspetti legalmente a posto. Bisogna identificarsi sempre comunque se si apre un deposito o se si fa un acquisto. Grazie. Va bene, benissimo. Walter. Allora, dunque io Walter. vorrei ritornare. Vorrei, scusate, mi sentite, vero? Posso Vorrei dire una cosa? ritornare a... Sì, prego, prego Diego, ciao. Dimmi. Ciao. In Svizzera però non è così che bisogna identificarsi. Mi pare fino a 10.000 franchi puoi acquistare oro senza dare un documento. Può essere, in effetti, se vai alla Rheaus in Germania o altre raffinerie, credo in Germania addirittura sia 12.500 il limite, l'acquisto lo puoi fare. Una cosa sulla quale, perlomeno la notizia che ho da Ovest è questa, bisogna stare attenti, è che le operazioni, se le fai per contanti, è aumentato fortemente il rischio che vengano fatte le segnalazioni di operazioni sospette. Per cui valutare anche questo. Chiaramente, se uno ha 5-10 mila euro e si vuole comprare un paio di lingotti, probabilmente non ha nessun problema.
Sì, magari gli chiedono anche un documento, ma non per una registrazione, giusto per sapere il nome e cognome, poi non c'è seguito a quel tipo di identificazione. Quindi Bene. sicuramente è Benissimo. tutto più libero altrove, rispetto all'Italia. Bene, benissimo. Allora io vorrevo, se possibile, adesso dare la parola a Teresa che aveva una o due domande. Prego, Teresa, mi senti? Sento, io volevo sapere se poi acquistando si deve dichiarare per l'ISEE, per queste cose qua. Prego, Walter. Grazie, grazie. Prego. Allora, essendo una parte di patrimonio, non è come un conto in banca, quindi non c'è il saldo medio da dichiarare ai fini dell'ISEE. Quelli che sono gli obblighi fiscali relativi a un deposito in metalli preziosi all'estero sono quello di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, qualora il saldo superi i 12.500 euro. E invece, altro obbligo è quello di dichiarare se lo si importa fisicamente per importi superiori ai 12.500 euro. Questi sono gli unici due obblighi, oltre ovviamente al capital gain, qualora si abbia una plusvalenza. Non so se Altre domande? sentite. Quindi Max? dall'estero se arriva in Italia bisogna dichiararlo superiore a 12.500, ho capito bene? Sì, bisogna fare una dichiarazione che si sta importando al seguito, insomma, si sta importando fisicamente oro per un controvalore superiore ai 12.500. È una Va dichiarazione bene. all'UIF. Ok, grazie. Prego. Prego. Max, Sì. avrei una domanda, ma è leggermente fuori argomento. Vai, tranquillo, vai Posso avanti. farla lo stesso? Sì, certo. Allora, facciamo un'ipotesi, no? Mi arriva un rimborso con un assegno da parte di un ente come può essere luce, gas, telefono e quant'altro, no? Ok? Io devo incassarlo, diciamo, però la mia banca fa fusione con un'altra banca. Posso incassarlo tranquillamente con la nuova banca o devo per forza aprire un conto corrente per incassarlo? Direi certamente sì, però siccome Walter è stato direttore di banca per 27 anni, ti faccio rispondere brevemente da lui. Dai, prego, Grazie. prego. Allora, se tu hai un conto presso una banca che poi cambia denominazione perché viene incorporato o comunque c'è una fusione con un'altra banca, il tuo conto rimane in essere, però ovviamente cambierà le coordinate. Quindi non devi aprire un nuovo conto, se ho capito bene la domanda, ma lo No, e nel incassi direttamente. caso in cui, scusa Walter, perdonami, e nel caso in cui io non avessi un conto presso questa nuova banca, diciamo. Ma Lo tu ti devi riferisci aprire. al Lo devi fatto che aprire, sì. l'assegno è tratto su quella banca? Cioè sulla No. banca vecchia che è diventata diversa? Esatto, praticamente è stata assorbita dalla nuova banca, diciamo. Allora, la nuova banca subentra negli obblighi della vecchia, quindi come la vecchia doveva pagarti il proprio assegno circolare, lo deve fare anche la nuova, senza bisogno di apertura conti. Però, Perfetto. per come lavorano le banche, faranno tutte le pressioni lecite e meno lecite perché tu apri il conto, ma non ha Ok. senso. In effetti ti devono identificare con Beh, ma tutta la modulistica. se l'assegno non è trasferibile, nel senso posso tranquillamente incassarlo e basta. Sì, oppure presso la tua banca, anche se non è quella, lo metti all'incasso e ci pensa la banca a incassarlo presso quella che l'ha emesso.
Ok, perfetto, grazie mille. Scusatemi. Prego, prego, prego. Altre domande? Qualcuno che ha altre domande? Scusate, visto che nessuno mi reinserisco nella coda, Prego. volevo chiedere questa cosa, anche in relazione all'argomento gemello Prego. all'argomento gemello che è quello in questo momento, quello dell'eventuale trasferimento in altri stati. Allora, se uno ha comprato dell'oro sfuso. Nel momento in cui viaggia per trasferirsi in un altro posto, se lo deve portare dietro. Ecco, in generale è una cosa facile, bisogna dichiararlo alla dogana, possono fare dei problemi se ti trovano una quantità di oro addosso in qualche modo. Grazie. Allora, Walter, Allora. vuoi dare te una risposta, magari, ecco, per quello che sei te, poi dico la mia, prego. Sì. Allora, c'è sempre questo obbligo italiano della dichiarazione oro, sia quando lo si importa al seguito, sia quando lo si esporta, se supera i 12.500 euro. E mentre nel caso di importazione c'è tempo un mese dall'importazione per fare la dichiarazione oro, per l'esportazione bisogna fare la dichiarazione di esportazione preventiva, perché se no, se alla dogana trovano quantità di oro superiore non è stata fatta la dichiarazione, possono creare problemi e partire le sanzioni. Però Walter, scusami, dipende se è oro in lingottini o se è oro personale, perché sull'oro personale i gioielli non hanno mica niente da dire, non credo che possano dire Assolutamente utilizzato. sì, corretto, corretto, Ecco, sì. quindi c'è da distinguere tra L'anello, ciò che. la collana da 50.000 euro. Te la tieni al collo e non hai problemi. Esatto, questo succede la stessa cosa per quello che so io, per esempio, in Tanzania, e dovrebbe, io immagino che sia, cioè, oro, insomma, oppure pietre preziose, quello che volete, addosso, come bellezza, dovrebbero passare senza nessun tipo di problemi. Bene? Allora, scusate, se io ne tengo in più non posso metterlo tutto addosso, come faccio a trasportare il mio oro personale? No, lo porti e però Lo fai porto. vedere che lo fai, lo porti, lo tieni con te. Se ti chiedono qualche cosa, è oro tuo. Gli dici: no, no, questo è oro mio. Non è che lo esporti per rivenderlo, non è che ci devi fare dei No, problemi. no, Sono ok, ho proprietà tue capito. e basta. Ecco. Se Va ti bene. chiedono magari alla dogana, se ti chiedono qualche cosa, una cosa e quell'altra, ti informi prima di fare qualsiasi tipo di dichiarazione che può crearti problemi alla dogana. Ti informi e grosso modo anche il personale sull'aereo, qualcosa, cioè, informazione generica. Se te ne hai molto, ti devi informare prima del viaggio, secondo dove vai. Questo buon senso bisognerebbe sempre farlo. Mi sentite? Ecco. Però ora non so quanto oro potrai avere, insomma, si parla di Una cosa, cui cose oro, insomma, normali, ecco, regali di famiglia, regali delle ragazzine, così, no, cose non ci normali. sono problemi, anche se No, ti va porti un bene. cofanetto, non ti porti, porti un cofanetto, metti tutto dentro, assolutamente non ci sono tipo. Se vieni qua, anzi, loro sono ben contenti se porti del valore, no? Paese africano. Quando esci, invece, stesso discorso, non puoi portare ovviamente pietre sfuse, e quelle no, assolutamente no. Ecco, se sono incastonate oppure te le metti al collo, una cosa e quell'altra, devono chiudere un occhio perché apparentemente sono oggetti personali, capito? Lo fanno tanti, soprattutto con l'oro, con le pietre preziose, sai? Si fanno delle collanine veloci così, se le mettono al collo, poi dopo quando arrivano a Vabbè. destinazione le sfanno e vendono, e magari la tanzanite, che è un diamante blu che si trova soltanto qua in Tanzania, lo vendono al valore delle pietre, per esempio. Altre domande? Io mi ero riservato oggi di fare un intervento molto importante, però siccome ci siamo dilungati, io mi scuso bene perché abbiamo avuto tante domande. Continuiamo pure con le domande e risposte. Il prossimo intervento su quelle che si chiamano passività oppure uscite,
in contrapposizione con le attività, entrate o beni, lo tratteremo successivamente, perché credo che in questo particolare momento di grande volatilità e incertezza dei mercati, inclusi tutti, è molto importante riuscire a capire bene quello che si deve fare. Quindi io vi darò delle informazioni generali, ma poi alla fin fine, ecco, cerco di fare sempre, vi suggerirò quello che secondo me a buon senso bisognerebbe fare. È quello che io ho chiamato 50-50 investment, cioè una filosofia, diciamo così, di investimento che a mio avviso andrebbe sempre adottata, ma che a maggior ragione in questo momento è ancora più valida. Altre domande? Ne parliamo la prossimo sabato. Via. Scusa Massimo, io prima avevo fatto una domanda, ma poi ci sono stati problemi di connessione, quindi non ho sentito la risposta. Sì. Quando tu parli e dici di queste cose, ne parliamo a quattro occhi, mi chiedo come, visto che tu sei in Tanzania. Allora, è molto semplice, diciamo che utilizzi WhatsApp? Sì, ma allora, non è che sia allora molto sicuro WhatsApp. No, ma io non dico mica niente di illegale. Intanto, okay. Assolutamente no, se ci vogliono. Allora, intanto mi riferivo al discorso del fondo fiduciario, che non è una cosa illegale, è soltanto che questa compagnia tedesca, per ragioni loro riservate, non vuole che se ne parli nei nostri interventi. Siccome noi abbiamo, col dottor Manca, preso questo impegno, dobbiamo rispettarlo. Però se te mi chiami su WhatsApp, e io poi più tardi posso postare i miei telefoni, l'indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com, li trovate un po' da tutte le parti, insomma. Se no mi mandate un messaggino, adesso vi iscrivete al canale Consulenza Oro, mi mandate un messaggino. Io purtroppo in genere per i nuovi, no, diciamo così, mando un messaggino tipo ciao, così almeno, siccome voi non mi potete scrivere in questo momento, così almeno vi facilito poi eventualmente le vostre domande, i vostri commenti, eccetera. E per qualche ragione misteriosa, anche Telegram c'ha una specie di censura, perché mi ha bloccato dicendo no, adesso mi blocca dicendo no, non puoi scrivere a soggetti che non sono iscritti. Vabbè, è molto discutibile secondo me questa procedura, però io non vi posso scrivere. Quindi l'unica possibilità che avete a fine trasmissione è quella di contattarmi su Consulenza Oro, canale Consulenza Oro, oppure su Dottor Max, destinazione Tanzania, mi dovreste trovare, oppure il mio indirizzo di posta elettronica, di nuovo, è mmguerrieri@yahoo.com. Ricordo che la consulenza sull'oro è gratuita. Grazie, prego. Massimo. Prego. Chiedo scusa, sul canale Consulenza Oro non mi è consentito scrivere messaggi. Allora, devi andare all'interno e scriverti, cioè dei clicchi su Consulenza Oro in alto, entri, poi sulla destra ci dovrebbe essere scritto iscriviti, a meno che non abbiano messo un limite loro anche alle iscrizioni. In questo caso non te lo so dire perché io non lo so, io vedo la mia posizione, non vedo la vostra. Se vuoi provare e non ci riesci, e coloro che mi vogliono contattare, di nuovo l'email ce l'avete tutti, no? Li potete scrivere a mmguerrieri@yahoo.com. Poi io vi mando il numero di WhatsApp, lo posso anche dire, scrivendo in Tanzania, ve lo dico, dovete fare +255, va bene, +255, che è il prefisso. Per la Tanzania, 769 524 182, e mi trovate su WhatsApp +255 769 524 182. Vi do un'altra informazione così in passant, tanto abbiamo già fatto 50 minuti. Lunedì sarò di nuovo così sul canale Fuga dalle Banche, invitato dall'amico Flavio, col quale abbiamo deciso di fare una serie di interventi settimanali
perché loro hanno più di 600 iscritti, la cosa è abbastanza hot, come si dice in America, cioè interessante, calda, e quindi vi do appuntamento per coloro che vogliono ancora seguire quello che dico, lunedì alle 20 alla stessa ora. Ricordo ancora che molti dei miei interventi, sia per quello che riguarda l'oro, sia per quello che riguarda il piano B per la Tanzania, li trovate sul mio canale di YouTube sotto Massimo Michele Guerrieri. Lì ce ne sono tantissime, che ne ascoltate 10-12, poi grosso modo le cose sono sempre quelle. Io mi scuso se qualche volta ci sono problemi di linea, quando vedete che ci sono problemi andate avanti col cursore, e poi anche se perdete qualcosa poi lo recuperate dopo. Purtroppo è un po' così. Se volete accelerare un pochino l'ascolto, perché può anche essere più pratico, no? YouTube vi dà la possibilità di ascoltare la registrazione, e con diciamo cliccando sui setting voi trovate lo speed, che poi è la velocità, all'1.5. quindi un'ora di trasmissione diventa 45 minuti, ecco, condensata anche meno, ecco, condensata, ecco, circa, mi sembra 40, boh, quanto viene 1.5, vuol dire una volta e mezzo, sì, circa 45 minuti. Vi fate prima anche ascoltare tutti gli interventi, tanto si ascolta lo stesso, cioè capite lo stesso. Se c'è qualcosa poi di interesse che lo dovete riascoltare, ritornate indietro e lo riproducete, lo riascoltate a velocità normale. Tutti coloro che sono interessati a ricevere questi allegati, che ho chiamato allegato 1 e allegato 2, alla storia dell'oro presentata sul mio canale ambienteaperta.net, me li possono richiedere, e tutto quello che diciamo è gratuito. Per chi mi segue, io invio gratuitamente anche il link per scaricare un libro che ho scritto sul nuovo ordine mondiale, ormai quasi 3 anni fa, pubblicato su Amazon, ma che appunto nel formato ebook io do gratuitamente a tutti coloro che mi seguono, perché capisco che sia un momento delicato, che siamo tutti super occupati, che non c'è tanto tempo per leggere eccetera, però se uno ha la pazienza e la volontà e anche un po', diciamo così, di coraggio per leggere, per digerire tutto quello che ho scritto, sono 1042 pagine, naturalmente tutta questa lettura aiuta molto, no? A capire come mai siamo in tutti questi problemi oggi e perché dobbiamo assolutamente ricorrere a comprare un po' d'oro, che è l'unica cosa certa che avremo, perché con l'introduzione della moneta digitale tra poco non ci sarà nemmeno più moneta come la conosciamo noi, cioè monetine, monete normali o banconote normali, che comunque sono garantite da niente, ma almeno ce l'avevamo davanti e eravamo abituati a utilizzare. Quindi ci sono grossissimi problemi. A mio avviso questa moneta digitale è veramente una spada di Damocle e bisogna assolutamente cercare qualcosa per proteggere il proprio patrimonio. E la prossima volta parleremo di quello che io appunto ho in mente, suggerisco in questo senso. Ecco. Max, scusa, posso dire una cosa? Prego. Allora, comunque, per tutti coloro che sono interessati ai contatti del dottor Max, li potete trovare sulla locandina pubblicata su questo stesso canale. Quando c'è la locandina della diretta ci sono tutti i contatti suoi, ok? Ma grazie. Prego. Grazie Stefano, grazie. Benissimo. Poi un'altra cosa che vi dico è la seguente. Noi stiamo cercando collaboratori, cioè persone che hanno ovviamente volontà di fare, motivazione a lavorare, che sono interessati ad entrare in un settore come quello dell'oro come consulenti indipendenti. Io non lavoro, ripeto tante volte, io non lavoro per nessuno, quindi coloro che sono interessati
mi possono contattare, ho ripetuto tante volte ormai l'indirizzo di posta elettronica, cerchiamo collaboratori che ci possano affiancare per promuovere, anche se si vuole dal punto di vista educazionale, educativo, tutto quello che si può dire sull'oro. Naturalmente si parte quindi dall'approfondimento della storia dell'oro, dobbiamo capire, facciamo tutto il training, io mi occupo della parte, diciamo, storica e del marketing, e il dottor Manca si occupa proprio della parte tecnica e l'impostazione, sta lavorando e ha lavorato molto bene in questi 3 anni di collaborazione, anche meno, Walter. E ricordo che lo scorso mese sono stato invitato da questa azienda in Germania perché hanno invitato i primi 20 partners del mondo e con mia grande sorpresa c'ero anch'io, che ovviamente non avrei potuto fare granché senza l'aiuto di Walter Manca. Quindi, diciamo, lui poi non è potuto venire, sono andato lì, è stata una cosa molto interessante. Quindi tutti coloro, per esempio, che hanno un'esperienza nella vendita, sono agenti di commercio, assicuratori, broker, cioè agenti, diciamo così, che lavorano, consulenti finanziari, si chiamano in Italia, oppure commercialisti, cioè persone che hanno un certo background e anche una certa educazione, diciamo così, proprio dal punto di vista di esperienza, ma anche ragazzi giovani che si vogliono creare un lavoro alternativo senza nessun tipo di impegno. Se uno vuole lavorare, tra virgolette, un'ora alla settimana, lavora un'ora alla settimana. E se uno vuole lavorare full time, può lavorare full time, non ci sono assolutamente problemi per questo. E quindi completamente, in maniera completamente autonoma, io non starò dietro sul collo di nessuno per dire devi fare qui, devi portare due, come succede spesso, no? Anche nel multilivello, devi portare 2 persone a settimana, ne devi portare 4 al mese, ne devi fare qui, no, niente di tutto questo. L'unica cosa che richiedo è professionalità, perché se si dice di fare una cosa, una volta che si definisce per bene quello che si deve fare, poi io richiedo un impegno professionale, perché io metto a disposizione il mio tempo, la mia esperienza, e ovviamente in cambio chiedo, naturalmente non chiedo soldi, non chiediamo niente, ma chiediamo un profilo professionale. Quindi tutti coloro che ritengono di avere un profilo di questo tipo, anche se conoscete qualcuno che magari in questo momento non sta lavorando molto, che è in difficoltà, eccetera, se ce lo segnalate, naturalmente noi facciamo un colloquio e poi vediamo il da farsi, va bene? Allora, abbiamo fatto un'oretta, saremo in chiusura, però se ci sono altre domande sicuramente siamo qua per rispondere. Prego. Ciao dottor Max, buongiorno a tutti. Ciao Duilio. Possiamo parlare un po' di trilogia o è fuori? Sì, no, prego, certamente, vai tranquillo. Si poteva fare un'analisi della situazione geopolitica attuale, i conflitti che stanno succedendo e quanto è scritto 3 anni fa sulla trilogia e futuri sviluppi, ecco, magari una cosa leggera, non troppo pesante. Sì, no, hai fatto bene Duilio a farmi questa domanda, perché spesso e volentieri dimentichiamo di citare la trilogia, no? Citare la trilogia non significa dire quello che ho detto io, magari insomma in qualche commento che ho fatto, ma citare la trilogia significa dare parola a degli autori molto importanti americani, praticamente non solo americani, diciamo internazionali, praticamente non conosciuti in linea di massima al pubblico italiano e non solo, perché anche in Europa sono conosciuti pochissimi, che sono autori che hanno magari cominciato a parlare 50, 60, 70 oppure 20, 30 anni fa e poi per tutta una serie di ragioni, siccome rientrano nei cospiratori, no, e nelle cospirazioni, ovviamente non hanno mai avuto accesso ai grandi media e quindi sono poi stati relegati in questi magari canali di YouTube o di televisioni di terzo e quarto grado, è evidente, no? Quindi però questo non significa che quello che hanno detto non abbia avuto valore, e come si è avuto valore,
gran parte di quello che poi io ho pubblicato sul libro, perché io non ho potuto pubblicare tutto, nonostante siano 1042 pagine e praticamente 10 capitoli più un allegato, quindi 11 capitoli. Io ho materiale nel computer di New York che sto cercando di portare qua, anche se mi costerà una fortuna, perché ho un computer grafico, ho tutti i programmi, Photoshop, Friend, tutti i programmi con i quali ho realizzato la trilogia, ho fatto tutto da me perché io mi sono occupato per 20 anni anche di pubblicità, sarei pubblicitario professionista. Avrei materiale per scrivere un'altra trilogia, se non addirittura due. L'unico impegno che mi sono preso, ora poi arrivo al discorso, è quello di scrivere un altro volume, che sarà il quarto che allegherò a questi tre, a completamento del lavoro fatto, per cercare di fare un ulteriore passettino in avanti, per cercare di capire, perché ricordiamoci che la grande differenza che c'è tra loro e noi non sono solo i soldi, ma è la conoscenza. Cioè loro hanno la conoscenza, soprattutto quella dei simboli, dei codici, dei simboli, dei cipher, della numerologia, della cabala, cose che noi non sappiamo. E quindi non avendo l'ABC di tutti questi codici, chiamiamoli pure così, noi non riusciamo tante volte a capire tanti eventi. Io non sono un esperto in queste cose, non ritengo di esserlo, probabilmente in una scala da 0 a 10 mi do un 6, 6 e mezzo, però questo livello è, credo, più che sufficiente per farmi capire certe cose. Quindi quando c'è un evento si deve capire come mai è successo, allora si mette insieme tutta questa esperienza, si comincia a vedere le date, quando è successo, il periodo, si guarda un po' se questo messaggio, video, foto che sia, intanto è veritiera, vanno sempre verificate e le informazioni, ricordiamoci, questo è un grossissimo problema, perché oggi si pubblicano le notizie così senza verificarle e dopo poco si capisce che è disinformazione e non informazione, ed è com'è complessa questa cosa. Allora poi si riesce magari a fornire una lettura diversa dell'episodio in sé. Quindi per dare una risposta, nella premessa nella trilogia ho scritto una premessa che la ritenevo ovviamente necessaria, perché è quella che dava grazie alla quale do un'omogeneità a tutto quello che presento, se no uno inizia a leggere e non capisce niente. E poi alla fine do delle conclusioni. Nella premessa, in due parole, quello che suggerisco, a mio avviso, come cosa più importante, è di prendere la televisione e buttarla fuori dalla finestra. State attenti quando lo fate che non passi qualcuno, perché purtroppo oggi si vive in un sistema completamente controllato dai media, quasi completamente falso. Io ve lo dico perché ci ho lavorato 20 anni. Poi, se la volete tenere per tenerla come soprammobile, o per tenerla per vedere qualche partita di calcio o qualche evento particolare, ovviamente non ci sono problemi, ma sempre un uso molto moderato. Se io ho messo insieme la trilogia e forse so qualche cosina, forse è poco, forse so qualche cosina, è perché da 2004 non guardo più la televisione. I primi 4 anni mi sono obbligato di vederla, perché essendo in America, eravamo già nel 2000, dovevo imparare l'inglese, perfezionare l'inglese, ovviamente la televisione ti aiuta moltissimo. Quindi l'ho usato più come supporto tecnico piuttosto che come servizio di informazione, perché è soltanto disinformazione. Poi vi dico naturalmente altre cose, anche perché l'ho scritta nel momento pieno della pandemia e voi capite che ho detto anche altre cose. Vi rimando quindi alla lettura direttamente. Riguardo poi a quello che ha chiesto Duilio, sviluppo un attimino alcuni punti, alcuni passaggi nelle conclusioni, dove faccio presente che secondo questi autori ci sarà la terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale interverrà. Le due zone calde, già 10-15 anni fa, erano considerate, per quello che riguarda l'Europa, l'Ucraina. Perché più volte Brzezinski ha ricordato che la Russia senza l'Ucraina non sarebbe più la Russia.
non so se adesso sarebbe d'accordo, Brzezinski ormai è morta da diversi anni, però questo è quello che ha scritto in un suo famoso libro, La scacchiera, mi sembrava che si intitolasse. La seconda area è quella del Medio Oriente, per cui io faccio, e dell'Iran, faccio presente il problema, insomma, che è conosciuto, che se la Clinton avesse vinto le elezioni anziché Trump, l'Iran sarebbe stato incenerito, così come hanno fatto con l'Iraq e con l'Afghanistan precedentemente. Ho tirato un respiro di sollievo quando ho visto che Trump, non so in base a quale magia, aveva vinto le elezioni, perché si può dire tutto il male possibile di Trump, ma almeno non è un guerrafondaio. Durante i suoi 4 anni gli Stati Uniti non hanno fatto un intervento militare, anzi lui ha cercato di riportare tutti indietro. Vabbè, questa è stata una cosa sua. Questo non significa che lui sia completamente indipendente dal sistema, assolutamente no. Ricordo che non ha aspettato nemmeno 24 ore e quando i vaccini sono stati poi disponibili, cioè gli hanno dato l'ok per la commercializzazione, in meno di 24 ore ha fatto l'executive order attraverso il quale ne autorizzava la distribuzione. E questo naturalmente non mi è piaciuto molto, anzi affatto, perché doveva prendere più tempo, magari fare un pochino più di ricerche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo scenario adesso si è un po' allentato, il discorso ovviamente dell'Ucraina. Secondo me questo vuol dire dare anche un lascia passare a Putin di fare quello che vuol fare da un lato, dall'altro lato si è spostato sulla fascia di Gaza. Ricordo che Gaza sarebbe, i palestinesi sarebbero una delle nazioni più ricche al mondo se potessero estrarre il gas e forse anche il petrolio che hanno trovato lì davanti a loro. Non lo possono fare perché sono stati bloccati, e quindi questa guerra è da un lato una guerra di religione. Per chi vuole maggiori informazioni può seguire il video che ho postato io, il link che ho postato, in cui Mauro Biglino spiega che è da 3500 anni che fanno la lotta all'interno di queste famiglie, che poi sono anche tutte famiglie quasi collegate, no? Tra ebrei o israeliti, meglio, e palestinesi. E quindi la guerra continua, quindi c'è un aspetto spirituale dietro a tutto questo. Però c'è anche un aspetto economico, questo è evidente. Ricordiamoci che le guerre sono sempre anche mosse da interessi economici. Pochi sanno che l'Afghanistan è uno dei paesi più ricchi al mondo, infatti ultimamente è uscita la notizia che ha aperto alla Cina per sviluppare le proprie risorse. E questa è una cosa che naturalmente noi non sappiamo perché non ce la dice nessuno. Quindi prossimo scenario sarà l'Iran. C'era proprio oggi un'intervista, mi sembra, di un ministro, l'ho letta al volo così, perdonatemi se non vi dico i nomi, perché anch'io non ho tempo di seguire sempre tutto in maniera super dettagliata, però sembra verificata la notizia per cui lui ha detto che la situazione a Gaza è talmente grave che non può prescindere da un'ulteriore escalation, un ulteriore peggioramento delle cose. Che cosa poi intende dire? Insomma, si vedrà come succede. Quello, voglio farvi una precisazione molto importante, perché purtroppo queste cose vanno, anche quello che è successo a Gaza va sempre visto, cioè quando ci dicono una cosa, ci dicono che Hamas ha attaccato la Palestina, no? Cioè, scusate, Israele, quello che ci hanno detto, no? In effetti, dal punto di vista pratico, se uno conosce un attimino la zona e come vivono i palestinesi, questo è impossibile. È impossibile perché in quella zona lì Israele sta già applicando l'intelligenza artificiale, sanno esattamente tutto quello che succede nella striscia di Gaza e non solo, anche nella West Bank, va bene? In tutto e per tutto. Quindi che questi soldati che si chiamano IDF, che sono lì deputati al controllo e ai quali avevano confiscato le armi una settimana prima, stranamente
non abbiano con l'intelligence che sappiamo Mossad, poi ci sono tre livelli di intelligence, il più famoso è quello del Mossad, non avesse saputo niente di queste cose qui, mi dispiace, come si dice in America, I'm not gonna bite, cioè non ci credo. Questo è stato un inside job, quello che si chiama in inglese un inside job, una cosa che hanno deciso, ascoltate bene, probabilmente anche con i vertici palestinesi, Hamas o chi c'è dietro, per spostare l'interesse dall'Ucraina, quindi in questo caso dall'Europa, al Medio Oriente. La cosa che dispiace, appunto, è, mi sono reso conto, che agli alti livelli, quindi parliamo a livello di Netanyahu, dei servizi del Mossad, che ricordo sono tra i più organizzati e i migliori al mondo, dal punto di vista dell'intelligence, se non i migliori al mondo, questo ve lo dico perché non perché c'ho un'idea io che mi sono fatto un'idea, a parte ho vissuto 20 anni in una comunità ebraica, ma non è questo il discorso a New York. Lo dice Justice Mullins e molti altri autori che ora adesso parlano e facevano parte del Mossad, quindi le cose le dicono loro in persona, che abbiano organizzato quindi tutta una cosa così senza accorgersi di niente, come se nessuno sapesse niente, mi dispiace, io non ci credo. Israele ha assolutamente bisogno dell'estremismo palestinese, di Hamas o chi per loro, perché è chiaro che hanno queste forze, hanno sempre del bene, hanno sempre bisogno delle forze del male contro le quali devono combattere, perché gli altri non sono i liberatori magari della Palestina, ma sono i terroristi. Quando il mondo occidentale chiama qualcuno terrorista, se c'è qualche terrorista, i terroristi siamo noi. La Clinton l'ha detto diverse volte in maniera molto chiara, anche sotto giuramento in una commissione, in un processo di questi che un po' così che fanno, che la CIA, la CIA ha organizzato i Mujahideen in Afghanistan, e quindi Bin Laden l'hanno creato loro, è una creazione loro. Quindi bisogna riuscire a fare questo sforzo nel leggere gli eventi. Capisco che sia difficile farlo. Però l'importanza di leggere la trilogia è proprio questa. È difficile leggerla. Duilio è un appassionato, ci sentiamo quasi tutti i giorni con Duilio, mi fa sempre domande, ma sarebbe purtroppo, sarebbe questo l'atteggiamento che tutti dovremmo avere. Un atteggiamento di continua osservazione, di allerta, a mente aperta, senza pregiudizi e di qualunque ordine politico, religioso, eccetera, perché purtroppo il sistema nel quale viviamo non funziona esattamente come ci hanno raccontato. Duilio, ti ho dato la risposta, sei contento? Mi avete sentito? Sì, ottimo. Sì, benissimo, forte e chiaro. Ringrazio tanto. Grazie. Allora, altre domande? Se no, chiuderemo qua oggi. Chiuderei qua. No, io scuso, volevo chiedere. Allora, se io compro oro ma lo lascio all'estero, lo devo dichiarare comunque, no? Se è sopra i 12.500, sì. Grazie. Se è sopra i 12.500, sì. Giusto, Walter? Sì, corretto. Nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Hai visto che qualcosa hai imparato anch'io? Bravissimo. Qui posso. Quindi se io acquisto nel 2023 13.000 li vanno dichiarati. Se acquisto nel 2024, cioè se non supero questa cifra in un anno, devo dichiarare lo stesso? Certo, ogni anno hai sempre il limite di 2.500. Ogni anno. Ogni anno, sì. Cioè all'anno, se sono 2.500 non devo dichiarare, se nel 2024 ne compro 10.000 non li devo dichiarare, non fanno cumulo? Fanno cumulo?
No, li devi dichiarare nella dichiarazione del prossimo anno. Se Se non sono supero, sopra, e se se non sono supero, sotto ah, no, ok. se sono sotto no, se sono Allora è sopra no. annuale. Ho Allora è capito, certo. annuale, sì. Sì, è annuale, certo. Ah, ok, va Si benissimo, prende. grazie. Va con le dichiarazioni di ogni anno, Ah, no? va Sì. bene. C'è È una. meglio così, eh sì, è meglio perché non fanno cumulo per tutti gli acquisti degli altri No, anni futuri. Eh sì. nel senso che si prende il saldo a fine anno, quindi se quest'anno non supera, l'anno prossimo non c'è obbligo di dichiarazione. Se supera l'anno prossimo, l'anno successivo c'è l'obbligo di La dichiarazione. dichiarazione. Quindi però io ogni anno posso acquistare mantenendomi nei 12.500, giusto? È Sì, così? E senza che dichiaro. Ah, assolutamente. bene. Ah, finalmente ho capito. Ok, grazie mille. Sì, Prego. ascolta, ascolta, il Sì, problema sì, comunque sì. è parzialmente risolto, risolto, Sì, risolto, perché? perché quando te compri oro, dove lo compri? Si presume che sia appunto, come abbiamo detto, una raffineria, un Germania, posto autorizzato, loro hanno l'obbligo della comunicazione a prescindere dalla quantità, giusto, Walter? Sì, in Italia hanno l'obbligo. Hanno Quindi l'obbligo. Teresa, lo Stato sa comunque, capisci, se vuole indirettamente, sa Sì. comunque quello che compri. Capisci? Sì, però se mi state dicendo che non devo superare i 12.500, loro lo sanno perché passano attraverso i pagamenti digitali, giusto? Però se non devo non far reddito, No, no, loro lo allora sono sanno, ma due non aspetti, sono obbligata io a dichiararlo. sono due aspetti diversi. Quello che voglio dirti in questo momento è che l'oro, come spiego nel mio report, è già stato confiscato diverse volte in passato. Quando c'è stata la famosa crisi del 29, Roosevelt ha emanato un decreto, no, una Infatti. legge, per cui tutti noi, loro dei disgraziati, no? Felici, pescati, Se lo riprendevano. sono stati confiscati. Questo è successo in Ecco. Germania, è successo in Italia con Mussolini, è successo credo anche in Russia, Sì. Lo è successo da ricordo. tante parti, anche se noi no, non le sappiamo queste cose. No, E lo so per la storia. Sì. in un momento di grande crisi come quella che stiamo affrontando adesso, soprattutto di Ecco. incertezza con questo grande reset, non è che a un certo punto scoppia la terza guerra mondiale, c'è una crisi anche finanziaria e lo Stato ha bisogno di soldi per mantenere le guerre ci chiede l'oro. È una cosa così importante, così impossibile da pensare? Io credo proprio di no. No, ce la possono confiscare perché sanno chi l'ha comprata. A questo E punto, se che mi te vale? ascolta bene, scusami, ascolta bene, se te hai l'oro sfuso, ti possono fare una legge per cui glielo devi consegnare come è successo in America, altrimenti c'hai il penale. Se te hai loro una veste, non possono fare niente, Perché? perché loro è in un fondo fiduciario. Non sei, non so, digli a loro che vadano a confiscare loro in un trust, non lo In possono Germania. fare per la legge internazionale. Nessuno lo può Ah, fare. quindi non posso avere oro fisico. No, Non non è che vale, non lo puoi cioè non avere. Io lo posso avere, però se ci sta questo rischio è come se mettessi sempre soldi normali che oggi e domani ti vengono a prendere Esatto, digitalmente, o te cioè lo se confiscono a casa, siamo sempre lì. Questo è il fatto. devi considerare, tutti devono considerare che quando comprano oro sfuso, anche il blisterato non cambia niente, no, certifica, cambia, c'è sempre questa spada di Damocle, Damocle. cosa che invece non c'è se te compri l'oro dove dico io, per tanto per capirci, perché lì Auessa. non avrai nessun tipo di possibilità. Ok. Tra 10, 15, 20 anni, 30 anni, 100 anni, i tuoi pronipoti potranno andare lì e prendersi l'oro tuo. Avranno tutti i diritti per farlo. Capito? E non Quindi è una sì, differenza allora abbastanza. non conviene comprare, cioè conviene comprarlo per tenerlo in casa, per spendere qualcosa quando non avrai bisogno di liquidi, però devi metterlo all'infuori di casa tua, all'infuori dall'Italia a questo punto, Poi. conviene solo questo. Sì, esatto. Poi Non tanto è ti può capito. essere riaccreditato sul conto corrente, sia che sia un conto corrente normale o digitale, te lo rivende a Westa e te lo Ho rimette sul capito. conto, quindi non rischi Ho capito. assolutamente niente.
Niente. sull'oro liquido, scuso, ci sono purtroppo questi aspetti qui. Poi suggerisco massimo fino a 10.000 euro. Ci sono soggetti che hanno consigliato fino a pochi giorni fa di comprare anche quantità ingenti di oro, immagino 100-150 mila euro per esempio, e seppellirli nel giardino di casa. Cioè, io non lo so, si può fare tutto, però non, state attenti anche a chi vi affidate, perché ci sono molti improvvisati. Io ci avessi 10, cioè, ma che dico, 20-30 kg d'oro qui in casa. Io ho qualche cosa, ma non è qui, a parte quello che ho messo, va bene? Ma io non dormirei la notte, perché come si fa con la situazione che abbiamo in Italia, che ti entrano, possono entrare in casa in qualsiasi momento, che c'è, una cosa assurda. Bisogna anche considerare questo rischio, che è completamente assente se invece si fa una certa operazione con questa azienda qua. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Benissimo, va bene. Allora possiamo chiudere qua. Ricordo l'appuntamento di lunedì sera alle 20. Io poi posterò il link. Chi mi segue, insomma, casomai mi scrive una cosa e quell'altra, vi manderò il link e noi ci riaggiorniamo. Allora, per quello che riguarda il sabato, stesso appuntamento alla stessa ora alle 9. Per quello che riguarda destinazione Tanzania, il mercoledì per il momento è alle 19. Ricordo, ci sarò questo mercoledì 15, che l'appuntamento è bisettimanale. Quindi facciamo la prossima settimana, ma poi sarà ogni 2 settimane. Io auguro un buon fine settimana a tutti e ci sentiamo presto. Grazie. Ciao. Ciao Grazie Max, Stefano e grazie Walter. Grazie a tutti e grazie due, a grazie. voi. Tutti, buon weekend. Buon weekend a tutti. Grazie. Grazie. Ciao Buona Walter. formazione a tutti. Ciao Stefano, ciao. Ciao. Niente, un piacere. Ciao Ciao ciao. Max. Ciao ciao.